Il cervello rosso Ad una ad una le pallide stelle del cielo si erano affievolite e si erano spente, ad una ad una quelle luci fiammeggianti si erano affievolite e oscurate, ad una ad una erano svanite per sempre e al loro posto erano comparse chiazze d'inchiostro che oscuravano immense aree del cielo, un tempo luminoso di stelle. Gli anni erano passati, i secoli erano fuggiti, i millenni si erano accumulati formando milioni di anni, e anch'essi erano svaniti nell'oblio dell'eternità. La Terra era scomparsa, il Sole si era raffreddato e indurito, e si era dissolto nella polvere della sua tomba. Il Sistema Solare e innumerevoli altri erano disgregati ed erano spariti. I loro frammenti avevano gonfiato le nubi di polvere che sommergevano l'intero universo. Nei milioni di anni trascorsi sospingendo ogni cosa verso l'inevitabile fine, gli enormi corpi celesti, un tempo innumerevoli, che avevano costellato il cielo volando nell'immensità incommensurabili dello spazio, erano diminuiti di numero, si erano disgregati fino a quando il sudario nero del cielo appariva ormai interrotto solo a rari intervalli da fioche chiazze di luce. Una luce sempre più debole e pallida. Nessuno sapeva quando la polvere aveva cominciato a raccogliersi, ma lontano nell'alba dimenticata dal tempo, i mondi morti erano svaniti, non ricordati e non pianti. Quei mondi erano i nuclei della polvere. Erano i progenitori della dissoluzione universale che ormai si avvicinava al compimento. Erano le stelle che per prime si erano esaurite ardendo, erano morte e si erano dissolte in miriadi di atomi, erano le screscenze che per prima erano trapassate nel nulla in uno sbuffo di polvere. Lentamente le spire fioche si erano addensate, trasformandosi in nuvole, le nuvole in mari e i mari in oceani mostruosi di polvere in lento movimento, proveniente dai mondi morti e morenti. Da collisioni interstellari, dastri turbinanti, dalle meteore fulminee e dalle comete dalle lunghe code che uscivano fiammeggiando dal vuoto e si lanciavano nell'abisso. La polvere si era estesa incessantemente. La fioca luminosità dei cieli era divenuta ancora più fievole via via che grandi chiazze nere apparivano lontano nella profondità dello spazio. Tutti i milioni, miliardi e i trilioni di anni che erano fuggiti nel passato. La polvere aveva continuato ad ammassarsi, e l'orda stellare era diminuita. C'era stato un tempo in cui l'universo consisteva di centinaia di milioni di stelle, pianeti e soli, ma erano effimeri come la vita o di sogni, e uno ad uno erano sbiaditi e svaniti. I mondi più piccoli erano stati cancellati per primi, poi quelli via via più grandi in una scesa ininterrotta fino ai giganti incontrollati che ruggivano la loro furia e sfolgoravano candidi attraverso la polvere vittoriosa e i regni della notte. La polvere cosmica non desisteva mai dalla sua guerra infernale e implacabile contro l'universo. Soffocava i piccoli aeroliti, inghiottiva i satelliti indifesi, turbinava intorno alle comete che sfrecciavano da una nera estremità dell'universo all'altra, fiammeggiando di furore, scavando vie di folle avventura tra infiniti privi d'orizzonti che la polvere già dominava. Artigliava i pianeti e risucchiava il loro essere, lambiva odiosa e minacciosa, i grandi monarchi strappando loro terre e deserti. Più densa, più densa, sempre più densa divenne la polvere cosmica fino a quando i giganti non poterono più osservarsi l'un l'altro sulle rotte attraverso il vuoto. Essi tuonavano invece nella desolazione, solitari, disperati e perduti. Bruciavano la loro fulcita bellezza in una grandiosità solitaria. Scomparivano nella sconfitta e nella morte, egualmente solitarie. Fra tutte le stelle della schiera innumerevole che un tempo aveva screziato i cieli, rimaneva soltanto Antares. Antares, la più immensa delle stelle, era l'unica rimasta. L'unico astro dell'universo abitato dall'ultima razza che possedesse la coscienza e la vita. Quella razza, in preda ad un'angoscia disperata, aveva osservato l'oscurarsi del cielo e aveva contato con la meticolosità di un avaro le stelle che resistevano. Ogni stella che si smorzava era uno strazio per i cuori di quegli esseri. Ognuna che cessava di lottare e veniva inghiottita dalla marea di polvere, aggiungeva una nuova strofe all'inno, all'indescrivibile melodia, al peana di dolore infinitamente mesto, che rintoccava con solenne armonia in tutti i cuori della razza morente. Gli abitanti di Antares avevano edificato una grande cupola di cristallo intorno al loro mondo per escludere la polvere e conservare l'atmosfera, e sotto quella cupola gli osservatori vegliavano in silenzio. Le ombre erano avanzate sempre più rapide dai regni lontani delle tenebre, sommergendo rapidamente le ultime stelle. Il compito degli astronomi era diventato più agevole, ma era anche il più triste di Antares, osservare la morte e l'oblio, che stendevano un sudario di tenebra su tutto ciò che avrebbe dovuto essere. L'ultima stella mira, seconda solo ad Antares, era diventata pallida e gelida, aveva brillato più cupa ed era svanita. Non c'era nulla in tutto lo spazio, tranne una distesa illimitata di polvere che si stendeva in ogni direzione solo la polvere e Antares. Gli astronomi non scrutavano più i cieli per scorgere ancora la stella morente prima che soccombesse. Non scrutavano più le distese superne, dovunque turbinava la polvere, avvolgendo lo spazio d'una tenebra soffocante. Un tempo attraverso l'abisso era stata disseminata una moltitudine di stelle morbosamente belle, bianche e lucenti, fioche, e adesso non c'erano più. Un tempo c'era la luce nel cielo, adesso non c'era più. Un tempo c'era una fievole fosforescenza nella volta celeste, adesso c'era un pesante sudario d'ebano, un regno di oscurità privo di raggi, un reggiare soffocante, eterno ed infinito. Ci siamo radunati ancora? In questa sala della nebbia, non nella speranza che sia stato trovato un rimedio, ma per decidere quale sia per noi il modo migliore di morire, ci siamo radunati non nella vana speranza di poter dominare la polvere, ma di trionfarne anche se ne veniamo cancellati. Non possiamo vincere la lotta, possiamo solo affrontare eroicamente la morte. L'oratore si interruppe. Intorno a lui torreggiava una sala fatta di spazio. Su si stendeva un tetto indistinto, i cui lati fluenti si fondevano nelle perdute lontananze del sogno, sostenuto da mura invisibili e dai possenti pilastri che salivano a lunghi intervalli dal liscio pavimento di marmo. Una leggera foschia sembrava aleggiare perpetuamente nell'aria, date le incommensurabili dimensioni del colosso architettonico. Indistintamente in lontananza, l'oratore stava reclinato su un podio metallico sopra il mare di esseri che gli stavano davanti. Ma in realtà non era un oratore, e non era neppure un essere simile a quelli che avevano abitato un tempo il mondo chiamato terra. L'evoluzione, date le insolite condizioni di Antares, era proceduta lungo varie direttrici completamente diverse da quelle seguite sui vari corpi celesti che avevano costellato i cieli quando il firmamento era cosparso di stelle, negli anni ormai perduti. Antares era il sole più immane che fosse scaturito dal caos primordiale. Quando si era raffreddato, l'aveva fatto assai più lentamente degli altri astri, e quando la vita vi aveva avuto inizio, si era assicurato un'esistenza non di migliaia, non di milioni, ma di miliardi di anni. Quella vita, da quando aveva avuto inizio, era passata dalle forme più semplici all'era dei feroci colossi della terraferma, e gradino per gradino aveva asceso la scala. Le civiltà degli altri mondi avevano raggiunto il loro culmine, e i mondi stessi erano divenuti freddi e inerti, all'epoca in cui aveva incominciato ad esistere la possente civiltà di Antares. Poi la stella aveva attraversato un periodo di guerre, fino a quando vennero prodotti flagelli distruttivi così terrificanti e spaventosi, che nella guerra dei due giorni sette degli otto miliardi e mezzo di abitanti erano stati massacrati. Quei due giorni di carneficina avevano posto fine per Eoni alle attività belliche. Da allora aveva avuto inizio un'età dell'oro. Le menti degli abitanti di Antares erano divenute sempre più grandi, e i loro corpi proporzionalmente sempre più piccoli, fino a quando il ciclo si era completato. Ognuno degli esseri di fronte all'oratore era un mostruoso mucchio di viscidume nero, ogni massa era un cervello enorme, una cosa assessuata che viveva per il pensiero. Molto tempo prima si era scoperto che la vita poteva essere creata artificialmente nei tessuti formati in laboratorio dai chimici. Il sesso era stato così eliminato, e gli abitanti di Antars non trascorrevano più il loro tempo prendendosi cura delle famiglie. Così quasi tutte le innumerevoli ore così risparmiate vennero dedicate all'avanzamento scientifico con il risultato che la stella aveva fatto un balzo avanti in un'era di progresso incomprensibile, in un'era di progresso incomprensibile. Gli esseri divenuti rapidamente cervelli scoprirono che, grazie allo sterminio dei parassiti e dei batteri di Antares, al mutamento della loro struttura organica e alla volontà di vivere, si stavano avvicinando all'immortalità. Scoprirono i segreti del tempo e dello spazio, conobbero l'estensione dell'universo, appresero come lo spazio, nelle sue distese più remote, stava annientando se stesso. Appresero che la vita creava se stessa e controllava il periodo della propria durata. Seppero che quando una vita stanca di esistere si uccideva, era morta per sempre. Non poteva rivivere mai più perché la morte era il mutamento chimico definitivo della vita. Queste erano le forme che si spandevano nell'immenso mare davanti all'oratore. Erano forme perché potevano assumere qualunque forma desiderassero. Le menti onnipotenti avevano il dominio assoluto su ciò che li costituiva. Quando i cervelli volevano viaggiare... Si rilassavano dall'abituale semirigidità e fluivano da un luogo all'altro, come ruscelli d'inchiostro che precipitassero da una collina. Quando erano stanchi si appiattivano in dischi, quando esponevano i loro pensieri divenivano colonne torreggianti di rigido muco e quando si perdevano nelle astrazioni o in una piacevole contemplazione dei mondi creati nelle loro menti, in cui vagavano spesso, sembravano enormi sfere dormienti dell'oratore non era uscito il minimo suono, sebbene egli avesse comunicato i suoi pensieri all'assemblea senziente. I pensieri dei cervelli, quando le loro menti lo permettevano, si irradiavano istantaneamente a coloro che stavano intorno, come onde elettriche. Antares era un mondo di silenzio mai infranto. I pensieri del grande cervello continuavano a fluire. Molto tempo fa, tutti noi abbiamo riconosciuto l'appressarsi della fine. Non potevamo far nulla. Non ha molta importanza, naturalmente, perché l'esistenza è una cosa inutile che non arrecca beneficio ad alcuno. Tuttavia, in quella riunione di un anno ormai dimenticato, chiedemmo a quanti erano disposti a farlo di tentare di pensare a qualche possibile modo di salvare almeno la nostra stella, se non le altre. Non fu offerta alcuna ricompensa, perché non esisteva un premio adeguato. Tutto ciò che il cervello Avrebbe ricevuto sarebbe stata la gloria, l'onore spettante ad uno dei più grandi di noi che mai fosse stato prodotto. E gli altri avrebbero ricevuto soltanto gli effetti di quella gloria nella consapevolezza di aver vinto il fato, allora ed ancora oggi considerato inesorabile. Avremmo fatto piacere solo al fatto che noi, creati da noi stessi e quasi supremi, eravamo resi supremi vincendo la minaccia più potente che mai abbia assalito la vita. Il tempo e l'universo, la polvere cosmica. I nostri cervelli più intelligenti hanno pensato a quest'unico problema per indicibili milioni di anni, hanno escluso dai loro pensieri tutto, eccettuato un quesito. Come si può controllare la polvere? Essi hanno proposto innumerevoli piani che sono stati scrupolosamente collaudati, e tutti sono falliti. Abbiamo lanciato nel vuoto folgori incontrollabili e lampi interplanetari di fiamma, nella speranza che fondessero masse di polvere, formando nuovi mondi incandescenti. Abbiamo ancorato magneti enormi in tutto lo spazio, sperando che attirassero la polvere, levemente magnetica, per solidificarlo e sottrarlo almeno in parte alle distese del nulla. Abbiamo causato perturbazioni spaventose, facendo esplodere le nostre sostanze più potenti nelle zone intorno a noi sperando di mettere violentemente in moto la polvere affinché il caos fosse scosso dalle tempeste della creazione. Con i nostri raggi annientatori abbiamo scavato sentieri di miliardi di chilometri attraverso la polvere in crescita incessante, abbiamo distrutto la vita di Betelgeuse e vi abbiamo installato titanici sviluppatori di vuoto, enormi macchine ronzanti che risucchiassero la polvere dallo spazio e la mucchiassero su quella stella. Abbiamo liberato quantità enormi di gas, li abbiamo incendiati e abbiamo scagliato quei folli fuochi balenanti attraverso la polvere. Spinti dalla disperazione, abbiamo persino richiesto l'aiuto dei divoratori dell'etere. Sì, abbiamo usato la nostra forza di volontà per ricacciare indietro le onde nere. Invano. Che cosa abbiamo ottenuto? La polvere si è ritirata per un momento, ha indugiato e poi ha continuato ad avanzare. È ritornata, silenziosa e trionfante, e ha nuovamente drappeggiato il suo sudario di tenebra intorno allo spazio, pervaso dalla paura e dagli incubi. In un orrore silenzioso, nell'immensa sala della nebbia volavano i pensieri del grande cervello. I nostri chimici, con una ostinazione accanita mai dimostrata prima, hanno dedicato il loro tempo alla produzione dei super cervelli, nella speranza di crearne uno che sapesse sconfiggere la polvere cosmica. Essi hanno mutato le sostanze chimiche usate nella nostra genesi, hanno fatto esperimenti con stampie forme, hanno provato ogni risorsa. Con quale risultato? Ne sono uscite mostruosità deliranti, abominazioni folli, orrori satanici e cose immonde e fameliche che ululavano selvaggiamente per gli innominabili, indescrivibili fantasmi che affollavano le loro menti. Noi li abbiamo uccisi, per salvarci, e la polvere ha continuato ad avanzare abbiamo fatto appello ad ogni cervello vivente affinché ci aiutasse nei secoli dimenticati e velati dal sogno abbiamo invocato aiuto in qualunque forma di tanto in tanto ci sono stati proposti piani che per qualche tempo hanno causato tremendi danni alla polvere ma che poi sono sempre falliti il trionfo della polvere cosmica è ormai imminente resta così poco tempo ormai e i nostri sforzi saranno inevitabilmente vani ma oggi, nella speranza che qualche cervello, uno dei vecchi o uno dei nuovi, giganteschi, abbia scoperto una possibilità ancora intentata, abbiamo convocato questa riunione, la prima dopo oltre dodicimila anni. Il silenzio teso e vigile della sala si attenuò, poi si addolcì, quando i pensieri del grande cervello terminarono di fluire. Le onde elettriche che avevano riempito la sala della nebbia ricaddero, e per qualche tempo vi alleggiò una strana tranquillità. Ma la massa non era mai immobile. Il cielo davanti al podio si increspava e si gonfiava di tanto in tanto, quando lo percorrevano ondate di pensiero. Eppure nessun cervello si offrì di parlare, e la distesa fremente, con il trascorrere dei minuti, ridivenne tranquilla. Il grande cervello ondeggiava sul podio in un'esile colonna, levandosi alto nell'aria e più volte fece girare lo sguardo sulla sala, scrutando tra le forme nella speranza di trovare, in mezzo a quelle migliaia, una che sapesse formulare una proposta. Ma i minuti passarono e il tempo trascorse senza nessuna reazione. Allora la tristezza della fine immutabile si insinuò nell'ultima razza, e i cervelli, immersi nella loro meditazione, videro la polvere premere contro il guscio vitreo di Antares in un trionfo beffardo. Il grande cervello non si era aspettato alcuna risposta, poiché ormai da secoli era considerato inutile combattere la polvere, e perciò, quando la sua aspettativa si realizzò, anche se non il suo desiderio, si rilassò e si lasciò cadere per segnalare che la riunione era terminata. Ma quel movimento era stato a malapena completato quando nel centro del mare vi fu un moto violento e in un attimo una sezione si raccolse e si concentrò come un getto d'acqua si avventò verso l'alto e si lanciò verso il tetto, fino a quando ondeggiò, sottile e tenue come una colonna di fumo, mentre la sommità del cervello scrutava dall'alto del soffitto semibuio. Io ho trovato un piano infallibile. Il cervello rosso ha vinto la polvere cosmica. Una tensione terribile si impadronì dai cervelli, storditi dal grido che scendeva in silenzio nella sala della nebbia, fino alla tomba vuota e senza sogni. Del pavimento di marmo. Il grande cervello si era appena rilassato. Si levò di nuovo e, con un bizzarro movimento vorticoso, l'orda radunata arrotò improvvisamente. Subito, il cervello rosso si liberò lassù, al centro di un mare che era divenuto un anfiteatro, e tutti i cervelli guardarono verso il centro. L'attesa e la speranza represse elettrizzavano l'aria. Il cervello rosso era una delle creazioni più recenti dei chimici. Il risultato di uno degli esperimenti per produrre cervelli più perfetti. In precedenza erano stati tutti neri, ma forse a causa delle impurità contenute nelle sostanze chimiche, questo aveva un colore rosso cupo, estremamente scuro. Era considerato con meraviglia dai suoi compagni, soprattutto da quando avevano scoperto di non riuscire ad afferrare molti dei suoi pensieri. Ciò che esso permetteva agli altri di conoscere, di ciò che passava entro di lui era in gran parte incomprensibile. Nessuno sapeva come giudicare il cervello rosso, ma da lui ci si aspettava molto. Perciò, quando quest'ultimo lanciò il suo annuncio, gli altri formavano intorno un enorme cerchio con le menti passive, aperte per ricevere la spiegazione. Così essi giacevano silenziosi in attesa della rivelazione. Così stavano reclinati, completamente impreparati a ciò che seguì, perché mentre stava liberato nell'aria, il cervello rosso cominciò a ondeggiare lentamente il requieto e mentre ondeggiava i suoi pensieri si irradiavano come una cantilena ritmica. Torreggiava altissimo sopra di loro in una colonna liscia e sottile la cui estremità superiore si muoveva sempre più rapida, mentre brividi nervosi ne scuotevano l'intera lunghezza. E la cantilena aliena. Divenne più forte, sempre più forte, sino a quando si trasformò in un piano di tirambico alla bellezza del passato, alla gloria del presente e allo splendore del futuro, e il canto divenne una gioia furiosa, una ripetizione di concetti come questo. «Il cervello rosso ha vinto la polvere, altri hanno fallito, ma lui no! Suonate il nostro inno, in onore del cervello rosso, perché ha trionfato!» Ponetelo alla vostra testa, poiché ha sconfitto la polvere. Esaltate colui che ha dimostrato di essere il più grande di tutti. Venerate colui che è più grande di Antares, più grande della polvere cosmica, più grande dell'universo. All'improvviso si interruppe. Perplessi e sbigottiti, i cervelli levarono gli sguardi verso di lui. Il cervello rosso aveva interrotto per un momento le sue oscillazioni ritmiche e li aveva esclusi da tutti i suoi pensieri. Ma per l'intera sua lunghezza cominciò a ruotare. Fino a quando prese a vorticare con rapidità incredibile, da esso prese bruscamente ad irradiarsi qualcosa di antagonistico, e prima che i cervelli potessero comprendere la situazione, prima che potessero proteggersi, chiudendo le proprie menti, gli impulsi della volontà del cervello rosso, carichi di odio e di morte, presero a pulsare intorno a loro, a penetrare nei loro esseri. Come un turbine roteava il cervello rosso, irradiando violentemente il suo odio. Come palloni semisgonfi, gli altri cervelli gli stavano prima distesi intorno. Come bolle di vetro in fase di raffreddamento, si tesero per un secondo, e come palloni bucati, mentre i loro pensieri, e con essi le loro vite, venivano annientati, poiché il pensiero era vita, essi si appiattirono all'istante, dissolvendosi in pozzanghere di vicidume evanescente. A decine e a centinaia essi ricaddero, distrutti dai pensieri tempestosi e irrefrenabili del cervello rosso che riempivano la sala. A gruppi, a sezioni, a strisce, tutto intorno all'ampio cerchio, caddero i cervelli, annientati in quell'unico momento di avventatezza, mentre le pozze di denso inchiostro nero si raccoglievano, confluivano, strisciavano avanzando e diventavano fiumi di pece che scorrevano sul pavimento marmoreo con un serico fruscio scommesso.